Buonasera, io sono Beatrice, quindi è inutile presentarvi più perché ho avuto insomma, sia Enzo che il professore Maenghi che lo hanno fatto egregiamente. Io non ho mai fatto politica, infatti qualcuno si chiede da dove io sia uscita, in verità. Non sono uscita a sorpresa da un uovo di Pasqua. Ho detto che, e questo lo ribadirò sempre fino alla fine della mia campagna elettorale e dopo spero di averne l'occasione, continuerò a dimostrare quella che sono. Io come cittadino ho subito la politica e questo per me è stato l'input. Ho anche detto sono una mamma, è la prima cosa che ho detto quando mi sono presentata, sono una mamma che vive la quotidianità divisa tra i figli, la famiglia e il lavoro, perché appunto svolgo la professione di avvocato. Sono molto presente sul mio territorio proprio perché ho iniziato in realtà a guardare con criticità quelli che sono i misfatti realizzati in realtà da determinati uomini politici, da una politica malsana, insomma come la vogliamo chiamare, poi la chiameremo. E nel momento in cui mi sono affacciata e confrontata a tematiche come la scuola, alla famiglia, quindi con tutti i suoi disagi, al territorio, alla sanità, in realtà è maturata in me questa decisione. È maturata in me questa decisione un po' come, ma non come paladina della giustizia, in realtà è una sorta di sfida con me stessa. Noi siamo abituati naturalmente a vedere volti noti, siamo abituati a esprimere il nostro voto nei confronti di chi già conosciamo, forse l'ho fatto anche io in passato, e non si è avuta, e non si ha, o meglio la si ha ma con un po' di timore, fiducia nel nuovo. Io rappresento il nuovo, il mio slogan è quello della etica, della professionalità e della determinazione. Nel mio armadio non ci sono scheletri, questa è la verità, io ho una condotta che è pulita tra virgolette e quindi è questo anche il mio punto di forza, perché posso gridare ad alta voce quelli che sono i miei ideali e posso in realtà operare, voglio operare bene all'insegna appunto di un unico ideale che è quello di giustizia e della liceità. In realtà anche guardo al nostro territorio e mi rendo da subito conto che le problematiche sono varie. Enzo prima ha fatto una allusione anche al cattivo collegamento dell'Irpinia. Io ne parlavo prima con i giornalisti, una rete stradale che è rimasta agli anni 80 e che questo sicuramente non ha facilitato l'evoluzione, il miglioramento, lo sviluppo delle nostre aziende, delle nostre imprese. Ancora l'agricoltura. L'agricoltura io ho detto già in qualche comunicato stampa che sono figlia di imprenditore agricolo. Mio padre era un contadino, poi ha migliorato la sua insomma, qualificazione giuridica. Ho studiato all'università e mi dividevo tra il rapporto delle nocciole del terreno di famiglia e gli esami. E questo in realtà mi ha intensamente motivato, perché dicevo è dalle piccole cose e dai sacrifici che in realtà tu riesci a capire dove vuoi arrivare e quanto è importante aiutare e ridare dignità forse a parte della gente che ormai ne ha perso le speranze.
un'agricoltura che, dove le nostre imprese agricole a malapena, i nostri contadini diciamo consumati in quelli che sono i lavori quotidiani, a malapena riescono a comprendere della pubblicazione di un bando, della facilità di accesso a quelli che sono i fondi comunitari o anche al semplice fondo in realtà regionale. E questo è molto importante, perché si pensa soltanto a lavorare e non in realtà si deve andare a bussare la porta di qualcuno per avere qualcosa. Questo è quello che succede nella sanità. Giorni fa mi è capitato di confrontarmi con una amica alla quale ho chiesto sostegno elettorale e lei mi ha detto: guarda, io sostengo la persona che sei, però non so se in questo momento potrò esprimere il mio voto a tuo favore, perché ho avuto il mio nonno in pronto soccorso per 3 giorni, ho chiesto aiuto e finalmente al 4° giorno è stato salito al piano, insomma, di competenza. Io ho detto: no, va bene, sicuramente hai ragione, fai le tue valutazioni con serenità. Un dubbio mi è venuto: dopo 3-4 giorni in pronto soccorso, forse è quasi naturale poi salire ai piani superiori, però questo poi non lo sapremo mai. Allora, la sanità è un diritto di tutti, il diritto alla salute è di tutti. Noi non dobbiamo andare a bussare a casa di nessuno per avere quello che ci tocca. Strutture sanitarie che sono, come le stesse ASL sanitarie locali, che sono ormai obsolete, e questo non va bene assolutamente. Una scuola carente delle infrastrutture, dove ci mandiamo i nostri figli e dobbiamo aver paura laddove si avvicenda un'eventuale calamità, un terremoto o questione Covid, dove in realtà la prima cosa che si pensa, dove hanno pensato i cittadini nell'imminenza, al bonus. Il bonus dura poco, il bonus viene elargito ma poi finisce e il problema ce lo abbiamo, quindi è importante costruire per poi vedere questi bonus in realtà quante volte li dovremmo noi pagare. E quindi questa per me è un'altra cosa importante. Il turismo, portare alla ribalta quelli che sono dei borghi bellissimi dell'Irpinia, la nostra realtà enogastronomica, e questo lo possiamo fare a partire dal rafforzamento e dal miglioramento di quella che è la nostra rete stradale, rimasta appunto ormai abbastanza vecchia. Guardo tra voi e vedo che ci sono parecchi giovani. Questo mi rincuora. E perché? Perché io ho i figli che sono più piccoli, ho familiari, ho mio fratello che è giovane, e a volte quando si vede i giovani anche in un momento di debolezza, quello che si pensa per primi a criticarli: beve, si droga, fuma. Non sono questi i giovani. Questa è la dimostrazione come incentivare i giovani, fare in modo che si avvicinino allo sport. Questo li può migliorare e questo è quello che io vorrò fare, rafforzare anche qui quelle che sono le strutture sportive, dare una mano a chi non può sempre frequentare la palestra, a chi non può, non ha la possibilità, soprattutto in questo periodo, di pagarsi gli abbonamenti, ma chi magari è molto più bravo di chi va a giocare a calcio perché magari lo fa per strada, perché magari lo fa non in ambienti privilegiati e tutelati, però portiamocelo, investiamo nei giovani, diamo una mano a fare questo. E questo è il mio pensiero, in verità, questa è la mia scelta politica, è una scelta nuova, è una scelta che è una scommessa, diciamoci la verità, e quando viene preso un giocatore, insomma, si punta su di lui, lo si esamina, lo si lancia e poi vediamo che frutti darà.
Io sono questa. In questa campagna elettorale mi è dispiaciuto sentire qualche amica dire lei non ha storia politica, non ha militanza, non ha fatto attività politica. A loro rispondo, a loro faccio i miei auguri per la militanza e per l'attività che hanno da sempre fatto. Io adesso ho avuto questa possibilità e la mia politica inizia adesso. A chi mi giudica dico questo: Giordano Bruno, che è un filosofo nolano che io amo molto, quando si presentò ai suoi inquisitori in attesa di essere giustiziato disse: avete più paura voi di giudicarmi che io di morire. E quindi con questo concludo.